No, io ringrazio l'assessore Ciambetti, ringrazio anche l'onorevole Caparini e l'onorevole Vanalli che hanno articolato la seconda parte della mozione. Ringrazio anche il funzionario, il dottor Quaglia, che ci ha seguito, ringrazio tutti i partecipanti al tavolo e ringrazio anche tutti quelli che hanno presentato le numerose mozioni che noi ieri abbiamo analizzato. Proprio di fronte alla folla di mozioni che ci siamo trovati davanti, a noi è venuto sul tema dell'istruzione, perché siamo partiti da lì, una presa di posizione abbastanza forte. Cioè, la nostra richiesta è quella che i tre governatori di Piemonte, Lombardia e Veneto, ex articolo 116 terzo comma, richiedano la gestione dell'istruzione su base regionale, aprono il negoziato col governo di Roma, con lo Stato centrale, per portarci a casa l'istruzione, che così dopo faremo noi il nostro modello di istruzione. Così è inutile girare intorno alle disfunzioni del sistema di istruzione di questo paese. Siccome c'è la possibilità, attraverso appunto il 116 terzo comma, che consente un regime di autonomia speciale anche alle regioni a statuto ordinario, è necessario portarsi a casa l'istruzione, così dopo voglio dire, i nostri presidi li nominiamo noi, l'anno scolastico comincia con tutti gli istituti che hanno i presidi regolarmente insediati, che ci sono i docenti, con i programmi scolastici in cui dedicheremo alla storia, alle culture, alle tradizioni e alle tradizioni locali lo spazio necessario. Per cui è un'azione di forza che è necessario fare sul tema dell'istruzione con il governo centrale, quella di aprire il tavolo per portarsi a casa il tema dell'istruzione, perché la Costituzione lo consente. Sul tema della formazione, e mi avvio rapidamente a concludere anche perché la voce sta calando, è necessario imitare un modello, che è un modello preciso, che è quello delle Fachschule tedesco. Le Fachschule che cosa sono? Sono dei percorsi formativi strettamente legati alle vocazioni produttive dei territori, poiché la vocazione economica produttiva di un territorio è elemento di identità culturale, è necessario ancorare i percorsi formativi alle vocazioni economico-produttive dei territori, sia per creare occupazione, sia per manutenere, per coltivare, per curare appunto i principi identitari. Sul terreno della lingua è necessario inserire nella 482 del 99 tutte le lingue minoritarie e quindi anche quelle del nord, e sul terreno della cultura è necessario dare libero sfogo a iniziative di tipo culturale, convegnistico, bibliografico, eccetera, sostanzialmente sui temi della questione settentrionale, che è una questione più aperta e viva che mai, sui temi appunto della macroregione realizzabile a costituzioni invariati e soprattutto sul tema dell'Europa dei popoli, nell'ambito della quale questa macroregione si inserisce. Scusate se la voce, grazie. Benissimo, benissimo, grazie.